È vergognoso che una maggioranza stia imponendo al Parlamento e ai cittadini italiani una riforma che non ho fatica a definire come un'istigazione a delinquere di carattere legislativo. Perché dentro questo provvedimento sono contenute tutte le porcate più eclatanti in materia di giustizia che abbiamo visto, non so, nel corso, non solo di questa legislatura. Andiamo ancora indietro, andiamo a ripensare ai vecchi governi Berlusconi. In un periodo come quello che il nostro paese sta vivendo, in cui la corruzione dilaga, il Parlamento e il governo decidono di intervenire imbavagliando le intercettazioni, che sono lo strumento principale per combattere la corruzione. Perché qui dentro siete stati capaci di arrivare al divieto sostanziale, divieto di pubblicazione delle intercettazioni penalmente rilevanti. Quando un governo e una maggioranza decidono di intervenire peggiorando la situazione della prescrizione dei reati, per quando si decide di fare una cosa così ignobile nei confronti dei cittadini onesti di questo paese, allora ci si mette la faccia. Non venite qui e imbavagliate anche il Parlamento con l'apposizione della fiducia, un provvedimento così delicato. Nel 2013, così una semplice domanda, nel 2013, quando ci si è presentati, quando vi siete presentati agli elettori, gliel'avete detto che avreste riformato il codice di procedura penale insieme ad Angelino Alfano? Erano d'accordo i vostri elettori, lo sapevano nel 2013 che l'emergenza per questo governo era mettere il bavaglio alla pubblicazione delle intercettazioni? Noi ce le ricorderemo tutte, una per una. Queste norme, una per una, queste leggi porcata che avete fatto in questa legislatura, e quando saremo al governo non faremo come voi, che non cancellate le leggi di Berlusconi, noi le Grazie. cancelleremo una dopo l'altra. A maggio il ministro Lorenzin, senza nessuna motivazione, il cittadino non è che non si fida del vaccino, non si fida del ministro, non si fida della politica, non si fida di chi è costantemente sui giornali in situazioni di collusione, corruzione. Questo è il grande problema. E se il ministro Lorenzin pensa che questo problema è risolvibile obbligando le famiglie a vaccinare i propri bambini, c'è una quantità di pubblicazioni scientifiche, e dico scientifiche, che dicono il contrario. Noi rischiamo addirittura che quei genitori che erano scettici alla vaccinazione, davanti a un'obbligatorietà di ben 12 vaccini, diventino completamente, facciano ostracismo, e questo sarebbe pericoloso perché lì veramente si potrebbero creare delle sacche di persone che decidono di non vaccinarsi, e quelli potrebbero essere eventualmente dei focolai che possono poi generare delle epidemie. Le nostre azioni saranno quelle di ostacolare in tutte le maniere che questo decreto possa essere convertito in legge, perché lo troviamo assolutamente inefficace, se non addirittura pericoloso, per raggiungere l'obiettivo che si sta prefiggendo. Io vi prego di prendere visione del disegno di legge, leggervi oggi un articolato di 7 punti totalmente condivisibili, che prevedono le clausole di salvaguardia, che prevedono le anagrafi vaccinali, che prevedono un approccio strutturato di informazione e di collaborazione con i genitori, che prevedono dei fondi per permettere sì che queste cose si possano fare. Questo provvedimento nasce dall'imposizione della Commissione europea all'Italia di correggere l'eccesso di deficit pubblico attualmente esistente. Una correzione strutturale di almeno lo 0,2% del PIL, circa 3 miliardi e mezzo, che non permette al nostro paese di rimanere in linea con il percorso di convergenza verso il pareggio di bilancio previsto dai trattati europei. Stiamo dunque parlando di una manovra correttiva dei conti pubblici chiesta da Bruxelles, che avrà un impatto recessivo inevitabile. La cura che ci state propinando è sbagliata, è devastante e fallimentare. La vera vostra preoccupazione è riuscire a mettere in campo azioni per evitare ricadute negative sull'Unione Economica Monetaria. Dato che siamo certi che per il futuro farete fatica ad evitare altri sbagli, io e il mio gruppo politico esprimiamo un no convinto al voto di fiducia. Di vittoria 5 Stelle perché è stato votato in ultima lettura.
la riforma del regolamento per l'energy labeling qui al Parlamento Europeo a Strasburgo. Possiamo dire di aver portato non solo agli italiani, ma a tutti i cittadini europei un regolamento che li guiderà nella migliore scelta degli elettrodomestici il più efficiente possibile. Significa che abbiamo finalmente riformato l'etichetta energetica, levando i più che confondevano le idee ai potenziali acquirenti, e in più ci sarà la possibilità per i produttori di indicare nella etichetta la caratteristica di smartness di un elettrodomestico. Che cosa significa? Un elettrodomestico smart è un elettrodomestico che è in grado di ricevere i segnali di prezzo e congestione della rete elettrica e quindi di attivarsi quando l'energia costa meno oppure quando è più disponibile. Significa quindi far risparmiare i cittadini e nello stesso tempo preparare il mondo degli elettrodomestici, casalinghi e non, al nuovo modello energetico decentralizzato basato sulle energie rinnovabili. Sarà possibile fare in maniera tale che gli apparecchi entrino in funzione quando la produzione di energie rinnovabili è maggiore o addirittura quando il singolo cittadino produce essa stessa energia rinnovabile consumandola per esempio durante le ore con più sole se ha un fotovoltaico sul proprio tetto. La politica europea e dei singoli Stati membri ha il dovere di puntare non solo sull'innovazione, ma anche e soprattutto su incentivi premiali nei confronti di coloro che coltivano sostenibile, valorizzando lo spazio naturale e le sue ricchezze. Quindi, dicevo, devono essere previste specifiche norme a tutela e promozione delle filiere corte e quindi di rimando anche nei confronti degli agricoltori che operano nei mercati locali, il cui ruolo è fondamentale per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente. Un ambiente sempre più martoriato da opere infrastrutturali inutili, tipo la TAV, TAP, prima fra tutte, ormai sinonimo di devastazione del territorio. Concludo con una frase del Dalai Lama molto significativa: in agricoltura si dovrebbe fare un uso assai più limitato di prodotti chimici ed entrare quanto più possibile in armonia con i processi naturali. E se nell'immediato, forse questo sarebbe, significherebbe calare i profitti, nel lungo periodo sarebbe benefico. Ecco, è nostro dovere proprio quello di mantenere questa lungimiranza tenendo sempre a mente queste preziose parole. Grazie Presidente, io prendo la parola in quanto rappresentante del Sud Italia, una terra ricca di eccellenze agroalimentari, per denunciare come tra le 100 indicazioni geografiche che sono state previste nell'accordo con la Cina vi sia soltanto la mozzarella di bufala campana come prodotto del Sud Italia. Mi sembra molto curioso come possa essere prevista la tutela del vino tedesco, che peraltro è un vino sofisticato, un vino zuccherato, o il vino slovacco, e non sia prevista la tutela del nero d'avola o del bianco alcamo, non sia prevista la tutela dell'olio extravergine d'oliva, non sia prevista la tutela delle meravigliose arance siciliane. Peraltro il Sud Italia è stato tagliato fuori dalla Via della Seta a proposito di Cina, e sembra che ci sia un disegno che è mirato a distruggerne qualsiasi tipo di produzione, qualsiasi tipo di competitività, qualsiasi tipo di dignità da parte del lavoro e da parte dei prodotti provenienti da quella terra. Questo è inaccettabile e dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare, dove si va così. Voglio raccontarvi la nuova funzione che abbiamo sviluppato sulla nostra piattaforma Rousseau e che si chiama Call to Action. Call to Action vuole realizzare un'idea semplice ma ambiziosa: dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare, socializzare e collaborare su progetti condivisi, costruendo, grazie al potere della rete, un ponte che faccia incontrare chi vuole mettersi al servizio della comunità con chi invece vuole fare appello alle risorse della comunità stessa. Siamo arrivati a sviluppare un'applicazione nostra, Call to Action, grazie alla quale ogni iscritto a Rousseau può proporre una chiamata all'azione, una call to action indirizzata al proprio territorio. Cliccando su Crea iniziativa è possibile infatti dare vita ad un'azione di cittadinanza attiva in cui si può descrivere la proposta dell'evento che si vuole realizzare sul proprio territorio, il luogo, l'ora, il numero di persone coinvolte e gli strumenti che sono necessari per svolgere tale attività. Ogni evento o progetto diviene attivo con la partecipazione di un numero minimo di persone e consente la partecipazione di tutti coloro che vogliono contribuire mettendo a disposizione della comunità le proprie conoscenze, competenze o risorse. Call to Action
Action si pone un obiettivo fuori dall'ordinario: immaginare, grazie alla collaborazione digitale della rete, nuovi modelli di condivisione che eliminano così le intermediazioni, riescono a promuovere la filiera corta, creano forme di cooperazione su temi concreti basati sulla fiducia. Call to Action è proprio questo, uno strumento di collaborazione digitale per agire sul proprio territorio e diventare così tutti sindaco del proprio metro quadrato. Vergognoso che una maggioranza stia imponendo al Parlamento e ai cittadini italiani una riforma che non ho fatica a definire come un'istigazione a delinquere di carattere legislativo.